Spinto a terra e preso a calci in volto fino a quando non ha perso i sensi per rubargli il portafoglio e il telefono cellulare. Potrebbe essere accaduto nel Bronx a New York e invece è accaduto nel cuore di Firenze, esattamente in Borgo Santa Croce. Protagonista della preoccupante vicenda, un turista inglese 31enne. L'aggressione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi. Soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale di Santa Maria Nuova, il giovane ha riportato 30 giorni di prognosi per la frattura scomposta del setto nasale e contusioni al viso. Sull'episodio indaga la polizia, avvisata dal personale dell'ospedale. Il turista si stava dirigendo verso il suo albergo in zona Piazza della Repubblica quando ha subito una forte spinta sulla schiena ed è caduto a terra. Poi, stando al suo racconto, più persone lo avrebbero preso a calci in faccia, facendogli perdere i sensi e poi lo avrebbero derubato.